Bene ragazzi, siamo pronti per nuove funzioni, andare alla scoperta di nuove funzioni del nostro iOS. Molto semplice, andremo a vedere ora il comando traduci, ma ovviamente non è una scoperta, non abbiamo scoperto l'acqua calda, ma forse ho tre consiglietti da darvi, quindi diciamo che sarebbe il mio sacco, è quello che utilizzo io sempre giornalmente. Quindi dopo che vi sarete iscritti, se avete voglia azionate la campanella, andiamo a vedere questi tre piccoli consigli che forse vi saranno molto utili. La prima cosa è la traduzione da una pagina web. Come si fa? Molto semplice, ok? Si va sul testo che si vuole tradurre, ovviamente si deve selezionare, vedete io l'avevo già selezionato, lo riseleziono, e poi si deve fare un tap sopra, ovviamente il testo che abbiamo selezionato. A questo punto vado avanti fino a trovare traduci, e mi esce fuori ovviamente la schermata di traduzione, diciamo della funzione traduzione che conosciamo quasi tutti. Qui ovviamente è la lingua di provenienza, io lascerei così perché ovviamente la diciamo determina da solo, ok? Qui sotto c'è la traduzione in italiano, vedete già, e qui si può selezionare ovviamente la lingua in quale vogliamo tradurre ovviamente questo testo che abbiamo appena selezionato. Possiamo andare a sentire, ok, il testo che abbiamo, che stiamo traducendo premendo play. Accesso illimitato istantaneo su tutti i tuoi dispositivi. Okay. Accesso a tutti i nostri supplementi e riviste digitali settimanali. Ok, fermo. Abbiamo la possibilità di copiare, ovviamente, la nostra traduzione, di inserire nei preferiti, che va ovviamente a inserirci nei preferiti dell'applicazione Traduci. E qua invece abbiamo sotto l'ultima icona, abbiamo la possibilità di andare a scaricare lingue aggiuntive. Se adesso io vado qui, apro l'applicazione Traduci, vedete, mi è stata infilata dentro i preferiti. Ok, io ho preso quel testo lì e mi si è infilata qua. Quindi, utile, ok, anche questa, piccola novità, diciamo, poter inserire, ok, il testo appena tradotto in l'applicazione Traduci. Possiamo tradurre anche una frase da una schermata acquisita. Per esempio, io vado sull'Apple Store, visto che sono ignorante, come una piccola capra, ovviamente genovese, il mouse si è spento, eccolo qua. Vado ovviamente sull'Apple Store e voglio andare a tradurre un testo di un'applicazione che si è aggiornata, oppure qualsiasi testo, per dire io voglio sapere adesso, Photoroom, i nuovi aggiornamenti, ok? Quindi come faccio? Non posso copiare e incollare il testo dall'Apple Store, non posso selezionarlo, non posso fare un tubazzo di niente. Quindi cosa faccio? Vado a produrre uno screenshot, ok? Vado nella schermata appena acquisita, vedete qua sotto l'abbiamo già visto, il quadratino che indica acquisizione del testo, lo clicco, e vado a selezionare semplicemente, ok, il testo che mi serve tradurre. E anche qui la stessa cosa, quando ci do una cliccata sopra, appare ovviamente anche qua traduci, e qui posso andare a fare anche la stessa cosa, quindi traducere il testo, lo posso copiare, lo posso mettere nei preferiti, e quindi posso tradurre anche un testo da una schermata acquisita. In ultimo posso anche sostituire un testo se non conosco ovviamente la traduzione, io devo cercare qualcosa in inglese ma non so parlare in inglese, è vero, effetti. Quindi cosa faccio? Scrivo in italiano, cerca una casa a Londra, ok? Scritto il mio testo, cosa faccio? Lo vado a selezionare, ok? Sempre un tap. Quindi vado sempre sulla voce traduci, che si è sposta sempre, e questa è una mancanza di iOS, altro che le icone messe in punti diversi, traduci. Ora, come potete vedere, si è aggiunta un'altra iconetta, questa qua proprio sostituisci testo, ok? Appena selezionato, quindi tradotto, io vado a cliccarci sopra e boom, viene tradotto il mio testo, quindi posso andare invio. E la ricerca viene fatta in inglese. Quindi, utilissima questa funzione per chi non sa bene parlare inglese, ma vuole
cercare, soprattutto, ecco, adesso che si parla di AI, uno che vuol cercare o vuol farsi, diciamo, generare un'immagine dall'AI, magari in inglese è meglio. Bene, avete visto tre consiglietti molto semplici. Il primo, praticamente possiamo andare ovviamente a tradurre qualsiasi testo, quello selezionandolo, quello vabbè, lo sappiamo fare tutti. Il secondo è utile perché dalle schermate acquisite possiamo andare a tradurre anche il testo, ovviamente di una schermata, visto che non è possibile copiare, incollare, selezionare dalle postor nessun tipo di testo. E infine abbiamo visto ovviamente la cosa che magari può essere utile, cambiare il linguaggio, la traduzione di una ricerca su Google, qualsiasi parte, con un'altra lingua. Quindi è una cosa molto 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 carina. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, ovviamente condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere. E infine, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E con questo un abbraccio, ci vediamo presto.